Ragazzi, signori, signore, benvenuti su Undertale, qui da voi il vostro Marva. Allora, parliamo un po'. Questo gioco l'ho apprezzato, spolpato, divorato, insomma, si vede anche. Intanto, tranquillamente andate a sentire, insomma, a leggere, ecco, quello che ha sul gioco da offrirci, come contenuti, come cose. Cosa andresti a dire? Un indie, un RPG, puzzle game, fantastico. Questa vicenda ho apprezzato veramente, veramente tanto. E me lo voglio proporre. Ma voi mi dite, ma ci proponi un gioco che hai spolpato? Ma non ci fai una blind run di questo fantomatico gioco? No. Neva. Forse mi chiederete il perché. Perché Undertale è un gioco che va, secondo me, ben analizzato. E una blind run. Sì, ti fa capire delle cose, ti fa avvicinare, però non ti dà tutto. Ho capito, ragazzi, quello che si trova di Undertale. Undertale ha davvero delle cose da mindfuck, mindblow, fantastiche e bellissime. Quindi è per questo che ve lo sto portando. Ora, insomma, che voi lo apprezzaste come l'ho apprezzato io. Questo gioco ha tre run. La Normal Run, la Pacifist Run e la Genocide. Partiremo con la Normal, che naturalmente poi la Pacifist è un'evoluzione della Normal, così la Genocide, e vediamo un po' quello che succederà in questa fantastica, bellissima partita da Undertale. Ora, naturalmente, io faccio un bel reset perché, vabbè, l'avevo cominciato, chiamo Marva come neve perché è il mio, e cominciamo subito. Allora, quindi prendete questo gioco, insomma, come un gioco che è già stato cominciato. Che è già stato cominciato. Perché mi direte, ma come parva? Come un gioco che è già stato cominciato? Eh sì, se no non lo finivo, no? Oh, ecco qui il primo gancho del gioco. Non ti have any better to do? Sì, apparentemente non ci spiega nulla perché noi due effettivamente ci conosci, adesso non vi spiego il perché, il per come, il per quando lo vedremo assieme. Però lui è uno dei personaggi, diciamo, fondamentali della storia, Flower with the Flower. Non si è neanche presentato perché ho resettato il gioco, ci ha detto insomma che il level sta per il lobo, naturalmente adesso ci darò un po' d'amore. Oh, ecco, sceglierci un po' d'amore con te ora, naturalmente. L'amore ha rappresentato questi piccoli friendly petals, già le virgolette dicono tutto. Aggiungere misure, move around and get as you can. Boom, oh my god. Era palese, ci sta attaccando, you idiot. In this world, it's kill or be killed. Would you anyone pass? Now, why would anyone pass unforeseen like this? Certo, non è giusto, adesso ci vuole ammazza male, dai. Oh no, cosa faremo mai, Arg? Pluck. What the fuck is going on here? Fuoco! Plum! E sera. Oh, arriva il primo personaggio della storia. La carinissima, mammissima Toriel. Spoiler sul nome, attenzione. Eccolo qua, è Toriel. Caretaker of the Ruins. Ovviamente ogni giorno passa qui per vedere se cade qualcuno. Insomma, oggi siamo caduti noi. Student come here in a long time. Siamo i primi anni, siamo qui da tanto tempo. Quindi ci fa capire che c'è già stato qualcuno prima di noi. Ci guiderà attraverso le catacombe. This way. Let's go, Toriel. Punto di salvataggio per recuperare gli HP. Shadow of the Ruins loom above, filling you with determination. Ragazzi, già vi dico una cosa. Ricordatevi sempre questa parola, determination. Best word in the game ever. Welcome to your home, Innocent One. Allow me to educate you into the operation of the ruins. Sorry, Guis. A posto, ci ho fatto vedere insomma che ci vuole già un po' di skill, se sapete di puzzle. Ancient fusion between diverse and dark. Ok, ma solo bla bla bla. Please, just save them. Ok. E va fa il primo, Toriel, non lo vogliamo sapere. Non vuoi bla bla bla, you need the food. Questo, Toriel, poi istruzioni per scegliere Boresi. Leggi qua, please press the switch, Toriel. Attenzione. Switch to Toriel, perfetto. I'm proud of you, little one. Let us move to the next room.
E se vuole prestare, ci metto no a questo, quell'altro, perché non mi dai mai retta? Invece poi che cosa scopri? Che sto switch manco può worka. Non worka mai. Oh, as you are living underground, must I attack you? You will need to be prepared for this situation. Perfetto, li dovremmo attaccare, pensare. No, non te ne preoccupare, il processo è semplice. Quando incontri i mostri, you will enter in a fight. Perfetto. Begin a fight, strike a friendly conversation. Quindi dobbiamo conversare con i mostri quando stiamo in fight. Stall for time, I will come to resolve the conflict. Ok, quindi finché c'è lei. Questa è anche una delle cose molto simpatiche da Dobby Fox, caricatore del gioco. Praticamente fa sì che Toriel sia la nostra guida, no? Ma perché una guida dovrebbe mandare avventure e fatte fa, cioè i fight contro già i mostri da solo? No, Toriel combatterà per noi se ce ne sarà bisogno, ci educa, ci istruisce. Ecco qua, insomma, contro un bel target army che sembra non possa fare nulla, ne possiamo combattere. Possiamo agire, quindi check, c'è un check, attack 0x0. A Canton Heart and a Button Eye, we are the apple of my eye. Oh. Fai il check. Dummy look like it's going to fall over. Dopo il check, dopo le cose belle che gli abbiamo detto. Però una delle cose fantastiche è il Mercy. Noi facciamo spare. Il dummy. Se non ci continuerà ad aspettare. Dummy stand around absentmindedly. 1, 2, 3, ok. Tutto. Ok. Non dovrebbe fare qualcosa, forse che abbiamo fatto il check. Annaggetta. Ok. Ah, eccolo qua. Si è stufato e se ne va. Ora ragazzi, una delle cose più belle di Undertale, la faccia di Toriel dopo questa cosa che è successa. Vi prego. Non sa che dice, guarda perplessi e dice la prossima stanza attende e si va per la prossima stanza. Se non le cose fatte per farmi sapere, probabilmente negli altri anni farò vedere anche i cambiamenti, dato che dovremmo farne tre. Farò vedere anche i cambiamenti su alcune cose come questa. Ok, c'è un altro puzzle, if you can solve it. Ok. Io lo posso risolvere perché sono bravo. Oh my god. Oh, ecco il primo mostro, niente, noi non l'attacchiamo perché ragazzi io vi voglio far vedere un anticipo di quello che sarà la Pacifist, quindi facendo tutto a livello 1, anche se vuoi skillarmi un pochino. Mercy, the Mactas, noi facciamo Act, noi possiamo mettergli paura. Non ha capito cosa abbiamo detto, beh comunque è spaventata. E arriva Toriel che si guarda malissimo e dice, oh, qua stiamo a far tutorial, te devi andare. A posto, ho vinto 0 exp e 0 gold. L'esperienza si prende solamente dal livello, quindi dall'amore. It's the puzzle bot. Take my hand for a moment. Naturalmente ci fa vedere lei il puzzle. Carinissima la nostra mamminissima Doriel. Come faremmo senza di lei in questa fantastica run? Nessuno lo sa. Oh, ok. Grazie, mammi. It sounds a little too dangerous for now. Uffa, non è vero, you have done exactly. Ok, siamo portati bene fino adesso. Ci deve fare una richiesta difficile. Che è? Camminare fino alla fine della stanza da soli. Regala la prima grande art quest del gioco. Attenzione, se ne va. Toria sulla fascia. Pam, 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 pam. Vedete anche la musica, insomma, come cambia. Come la musica che ci dà. Senso, la prima volta che l'ascoltiamo, senza un po' di pericolo. Darci, tipo, Home Gum, where is Toriel? That has got. Se solo avessimo qualche elemento che ci facesse capire, che forse qui potrebbe apparire qualcosa. Ah, però non appare nulla, cosa stiamo. Oddio, dov'è Toriel? Home Gum? Cioè, poi c'è un. Allora. Adesso c'è una colonna. Se voi la sorpassate, appare Toriel. Però vi voglio fare vedere una cosa. Parli con la colonna e Toriel fa finta di non esserci. Palese. Lui vai davanti. Ecco qua che appare Toriel. Greetings, my child. Don't worry. I did not leave you. Lo so, t'ho visto dietro la colonna. Beh, che è flat, però ti sgamo lo stesso. Oh, grazie di averci aspettato. However, there was an important reason for this exercise: to test your independence.
must attend to some business, and you must stay alone for a while. Please remain here. It's dangerous to go alone. Ah, no, scusate, it's dangerous to explore by yourself. I had an idea. Give you a cell phone. If you have a need, just have you just call. Be good, right? Sure. Adesso vi faccio vedere un po' le chiamate che possiamo fare a Tori. Premendo il tasto C, almeno cell. Possiamo dirgli queste cose qua. Gli possiamo dire ciao, about myself, call her mom, flirt, about yourself. This story, you want to know more about me? Well, I'm afraid there's not much to say. I'm just a silly little lady who worry too much. Ok. Chiamiamo la mamma. This story, oh? Guarda che faccia carina ha fatto. Just call me mom. Well, I suppose, will that make me, no, will that make you happy to call me mother? Well then, call me whatever you want, no, whatever you like, sorry. Allora, flirtiamo maestro male con Toria, ci vediamo prova a male. Allora, faccetta, oh. How adorable, I could pick your cheek, oh, carina. You can find better than all day like me. No, non è vero. Sei una pecorina carina. Yeah, are you serious? And after you say you want to call me mother, you are an interesting child. MILF style is the way. Diciamo ciao alla nostra mammina. This story, you only want to say hello? Well then, hello. I hope that's sufficient. Sufficient, sorry. Diciamo di nuovo lo darling. This story, you want to say hello again? Salutations! Is that enough? This story, are you bored? I should have given a book to you. My apologies. Why not use your imagination to divert yourself? Pretend you are a monarch. Ruler over the leaf pile with a fist of iron. Can you do that for me? No. This story, hello, my child. Sorry, I do not have much to say. It was nice to hear your voice, though. Oh, perfetto. Ora, ragazzi, Toria ci ha chiesto di aspettare. Vi farò un extra in cui vi farò vedere quello che succede aspettando Toria. Ve lo prometto, nel mentre andiamo avanti con la nostra fantastica avventura di Undertale. Eccolo qui, Link. Hello, this is Toriel. You have not left the room, have you? There are a few puzzles that you have to explain. Non ti preoccupare, Toriel, non abbiamo presente lasciato la stanza. Non ti preoccupare, dangerous to go alone, take this, che non è niente. Be good, right? Perfect, Toriel, don't worry about that. Bon. Vediamo un po' che ci dice questa rana. Vabbè, ragazzi, vi giuro è stata una coincidenza, non c'è niente. La prima la rana abbiamo... No, non devo combattere la rana in nessun modo, scusa, ho sbagliato. Qui non dobbiamo colpire nulla, ma dobbiamo schivare. Quello che avete visto, insomma, è la fase di attacco dell'opera. Attaccheremo sempre prima noi, agiremo sempre prima noi rispetto agli avversari. Questa cosa deve essere. Facciamo i complimenti alla rana. La rana non capisce che abbiamo detto, ma comunque arrossisce ugualmente. Come nella fase quella lì del... Adesso forse, vedete, quando lo spare... È giallo, possiamo come si dice, flee sarebbe correre via, scappare. Quindi in questo caso si può risparmiare i nostri opponent, lo risparmiamo e chiaramente non siamo infami. Toriel che ci ha detto, lui per averlo risparmiato, che gli ha fatto coppietto, cioè addirittura 2 gold, cioè cose imbarazzanti. Piccola cosa, in questa stanza dovremo c'è scritto prendine uno. Prendiamo una caramella. Take one. Take a candy. Took more candy. Oh, disgusting. Sei proprio una persona orribile. Take one. Take a candy. You take another piece. You feel like the scum of the earth. Sentite come lo schifo più totale. Take one a candy. Yes. You took them too much fast. Got a spill on the floor. Ecco, abbiamo fatto cadere tutte le caramelle per terra. Okay, guarda cosa hai fatto, cioè, persone orribili. Bene, allora direi che a questo punto potrei mettervi un
piccolo extra, dopo che abbiamo fatto i complimenti a questo Shrugget, potete mettere un piccolo extra per quanto riguarda le chiamate fatte a Toriel, per naturalmente aspettarla. Vediamo un po' se la possiamo chiamare adesso. No, perfetto. Quindi direi che il primo appuntamento con Undertale finisce qui. Dopo questo, mi raccomando, non perdetevi lo specialino subito. Perché ho messo subito uno speciale dopo il primo episodio. Cioè, capite? Questa serie è la prowaggine proprio. Best serie EU. West, adesso facciamo il West, poi diventeremo EU e poi in the World. Comunque, grazie a tutti per l'attenzione. Mi raccomando, salviamo. Nel dubbio, mi raccomando, Marva salva. Un saluto dal vostro Marva. Extra, de qua, de là, non lo so dove dovete guardare, comunque appariranno tipo là, così. Mi raccomando, pollicioni in su alla pagina se vi è piaciuto il video, tutte cose, mi raccomando. Seguite gamelegends.it per l'informazione a livello videoludico, tutte cose fantastiche, la mia redazione, io voglio bene una cifra sempre, forever and ever. A FK Store che ci dà sempre il supporto durante le live, come possibile anche durante le fiere, per essere lì presenti solo per voi. Real Players è il canale, mi raccomando, like a tutte queste bellissime pagine di Facebook. Un saluto e alla prossima. Bella!